Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Apple 2GS contro Olivetti Prodest PC128S. Oltre a fare un confronto diretto, faremo anche un viaggio nel tempo esplorando i due manuali delle macchine. Apple 2GS fu la risposta di Apple ad Amiga 1000. Fu messo Apple 2GS fuori mercato dal Commodore Amiga 500, che costava meno di Apple 2GS, e l'Amiga 500 aveva il doppio della RAM, il doppio del clock e una CPU a 32 bit. Apple 2GS aveva 256K di RAM, oppure poteva averne fino a 1 mega. Aveva 256K di ROM. Inoltre la macchina poteva essere espansa come RAM fino a 8 mega. Apple 2GS aveva una CPU a 16 bit, il 65C816 da 2,8 MHz, ma via software poteva emulare un 6502 lavorando ad 1 MHz, garantendo piena compatibilità software con tutto il mondo Apple II ad 8 bit. Risoluzione video massima 640x200 a 16 colori, audio con chip Panasonic con 15 canali e compatibilità MIDI. Alla macchina potevano essere agganciati esternamente in modo plug and play a macchine a freddo dischi da 3,5 oppure disk drive da 5,25 oppure un hard disk esterno, oltre ad un monitor da 14 pollici solitamente a colori. La macchina dell'Apple 2GS aveva anche il GSOS, che come vedremo dal manuale aveva il look e feel di un Macintosh con un sistema operativo a finestra. Non c'era Basic, non c'era interfaccia a linea di comando, a meno che non fosse attiva la modalità emulazione Apple II. Ecco il manuale dell'Apple 2GS, questa è la versione inglese, lo osserviamo a doppia pagina per poter vedere meglio, diciamo, le figure. Quello che si può dire è che la macchina, diciamo, era pensata per, diciamo, un ambito home computing, quindi per studenti, ma anche, diciamo, professori, eventualmente anche dei professionisti. Già si vede dal capitolo, praticamente dal sommario, capitolo 1, cosa c'è praticamente nella macchina, una serie di informazioni, diciamo, già questo, diciamo, nel solco della tradizione Apple, che come vedremo è sempre molto scarno. I manuali Apple ti fanno annusare le informazioni, se le vuoi poi le devi andare a pagare, però diciamo che già dall'osservazione del manuale si vede l'Apple 2GS era una gran bella macchina che aveva la possibilità di avere una piena compatibilità con il mondo Apple II da panel via software, e poi, diciamo, quando girava in modalità GSOS non aveva nulla a che invidiare con il Mac OS, anche all'epoca si chiamava System, anzi addirittura l'Apple 2 GSOS c'aveva già i colori, mentre, diciamo, il Macintosh Classic aveva sempre praticamente il vecchio monitorino in bianco e nero. Ok, andiamo a vedere, diciamo, l'inizio del capitolo. Sono, diciamo, già delle figure molto arioso e, diciamo, l'impaginazione dell'ordinato ed arioso, l'impaginazione del manuale Apple, e già qui si vede come pensavano, diciamo, di vendere all'Apple il computer. Centrale, la tastiera aveva, diciamo, prese ADB e mouse come il Macintosh, disk drive esterno da 3,5 e oppure eventualmente da 5,4, monitor da 14 pollici a colori e image writer 2 oppure eventualmente 1 a 1. Qui già si spiegava l'utilizzo dei disk drive da 5,4 oppure da 3,5, che erano molto più capienti di quelli da 5,25, e qui si spiegava un po', in grosso modo, diciamo, le tipi di periferiche, le stampanti, a cosa servivano, diciamo, un'infarinatura generale. Qui si spiega come accendere,
come inserire il drive, come accendere la macchina, i primi elementi, diciamo, basici per quanto riguarda il reset classiche, il pannello interno, quello che permetteva la compatibilità, quindi la trasformazione dell'Apple 2GS in Apple 2 e o 2C, Apple 2 a tutti gli effetti. E questo, diciamo, ora poi si incomincia una serie di informazioni che sono prettamente commerciali. Questa è la macchina venduta per i figlioli, che però costava un botto, e dopo dal 1988 fu messa fuori mercato perché l'Amiga 500 praticamente era 100.000 volte meglio del 2GS e costava molto molto meno. Vediamo un po' cosa c'è in questo manuale, estremamente scarno. Comunque si dava già informazioni più di carattere generale che, diciamo, di come aver cura del computer, come pulirlo, diciamo, tenerlo, diciamo, in ordine. L'utilizzo del mouse e della tastiera. Ecco, già qui si incomincia a usare profumo di Macintosh OS, anzi di System, perché all'epoca il Mac OS ancora non c'era, si chiamava System, con le tecniche del spostamento della mano, il doppio clic. Anche lì c'era un pulsante solo, come praticamente e qui già si vede nel word processor, il seleziona, copia, incolla. Qui, come si vede, già le finestre, il GSOS in un word processor praticamente dava tutte già le funzionalità che c'erano sul Macintosh, né più e né meno. Anzi, in più c'era anche il colore, quindi di conseguenza obiettivamente il GSOS e la macchina aperta del 2GS erano superiori e più, diciamo, evoluti del Macintosh Classic. Però, diciamo, purtroppo costava troppo, perlomeno non era adeguato alla concorrenza con l'Amiga 500, perché il microprocessore era a 32 bit sull'Amiga, invece nel GSOS a 16 bit, per quanto il GSOS avesse la possibilità di essere espanso fino a 8 mega, mentre il Amiga 500 non andava più, andava oltre i 2 mega, nonostante il 68000 fosse una CPU a 24 bit, avrebbe potuto anche indirizzare fino a 2 mega. Per qualche ragione arcana alla Amiga OS, in sostanza bloccarono l'Amiga a 1 mega. Qui l'Apple Works, che già poteva più funzionare anche con il mouse, anche con Apple 2e o 2C, ci si faceva poco con il mouse sull'Apple 2 e 2C, però diciamo l'Apple Works poteva funzionare con il mouse. C'era un'interfaccia sull'Apple Works, era grafica, però di tipo testuale. Vediamo un po' cos'altro c'è, come utilizzare il word processor, le varie tecniche. Ecco, questa era la tastiera, tastierina che poi la si ritroverà, questa tastiera né più e né meno di leggermente modificata, ma praticamente quasi identica per il Mac OS, per il Macintosh Classic, il Classic 2 e anche per il Macintosh Color Classic, stessa praticamente tastiera, stesso layout. Questo era per, come si pensava, diciamo, vendere ad uno studio, un dentista o liberi professionisti. Anche questa era una macchina GSOS che si rivolgeva a questo tipo di utenza. Come utilizzare e salvare i documenti, quindi gestire gli archivi, perché, diciamo, il GSOS praticamente non aveva in sostanza un'interfaccia linea di comando, ma era tutto grafico. Applicazioni e programmi, si dà un'infarinatura. Ecco, questi capitoli sono veramente insulsi, perché si dice cosa c'è un word processor, cosa serve un database, però uno spreadsheet, però diciamo poi dopo il programma di comunicazione, però ecco, diciamo, poi il software tu lo devi comprare a parte. Quindi praticamente questi capitoli offerti da Apple sono né più e né meno che un Debian pubblicitario. Programmi di grafica, educazioni, eventualmente anche programmi musicali, perché il chip Pensonic del GSOS gestiva, eccola qua, gestiva anche l'interfaccia MIDI. E poi vediamo cos'altro c'è. Quindi capitoli periferiche, diciamo, il GSOS recuperava l'architettura aperta della famiglia Apple II con gli slot, tant'è che qui potevano essere inseriti praticamente espansioni, prevalentemente espansioni o di memoria
per ottimizzate per l'Apple Works della Applied Engineering, oppure interfacce acceleratrici, perché per quanto riguarda la gestione dei disk drive era già tutto sulla motherboard e non era come l'Apple 2 o l'Apple 2 Plus o l'Apple 2, per cui bisognava inserire le interfacce all'interno degli slot per gestire periferiche e disk drive. Quindi era già tutto praticamente all'interno della scheda madre. Queste erano espansioni numerose e dedicate solo esclusivamente al potenziamento della macchina, prevalentemente della memoria, oppure schede di accelerazione o schede di digitalizzazione. Qui abbiamo le prese PS2 identiche, queste sono le due seriali, pardon, con lo stesso layout che poi troveremo sul Macintosh, e stampanti, monitor, disk drive da 3,5 molto compatti, comunque esterni, oppure da 5,25. Eccola qua, questo è un disegno della macchina, si apriva il cofano, tac, si inseriva le relative espansioni di potenziamento. Il control panel, questo è il pannello di controllo per quanto riguarda la gestione e la compatibilità con il mondo Apple 2, si spiega le funzionalità con i vari menu, ricorda poi da vicino un po' il BIOS che troveremo, che già si trovavano sul mondo PC, però questo viene gestito con mi sembra che credo funzionasse già con il mouse, ma comunque diciamo, ecco, il look and feel ricorda da parecchio, a mio avviso, questo il BIOS del mondo PC, però diciamo qui da qui si gestiva, diciamo, il clock interni senza andare a smanettare in deep switch o altri cavolate varie. La tastiera, bella macchina, purtroppo prezzata troppo elevata, e con un microprocessore che però non aveva la potenza di clock adeguata diciamo alla potenza del 68000, che però diciamo il GSOS dava piena compatibilità con il mondo Apple 2, che aveva un'enorme massa di installato. C'erano tantissimi Apple 2C, tantissimi Apple 2 e Apple 2 Plus ancora in circolazione, con un mondo software veramente pesante, massiccio, e per cui l'Apple 2GS non poteva non avere una retrocompatibilità con il mondo Apple 2. Vediamo un po' altre informazioni sulla macchina, ecco quello qui, i vari linguaggi ci si potevano mettere, Lisp, Fortran, il C, le varie prese, qui sono i dati tecnici, prese ADB e poi un glossario, niente di che. Quindi come si vede dal manuale di Apple 2GS non c'era nemmeno una parola sul Basic, non c'era niente sul Basic nemmeno per quanto riguarda l'Apple 2, che dovevi andare a comprare a parte, però diciamo che come a differenza invece del Commodore 64 in cui si trovava il linguaggio, qui l'interfaccia linea di comando e il Basic, che poi si fondeva con il sistema operativo DOS, era sparito, c'era tutto il GSOS con le finestre, quindi di conseguenza non serviva più saper programmare in Basic. Diciamo una macchina che era quasi un clone del, si riprendeva la filosofia del Macintosh, né più e né meno, dando già i colori, più l'uscita interfaccia MIDI, diciamo molto più multimediale sicuramente del Macintosh, ma inferiore all'Amiga 500. Una macchina completamente diversa sia come prezzo che come prestazione rispetto al Protest. Nello stesso anno, nel 1987, Olivetti propose il PC128S. Era essenzialmente un Acorn BBC Master dotato di ROM Olivetti e disk drive da 3,5. Aveva CPU 6512 ad 8 bit da 2 MHz, 128K di RAM, 64K di ROM. La macchina sembrava un PC desktop, ma era un fake, perché il computer stava sotto la tastiera del vano dell'unità centrale. C'era solo l'alimentatore e il disk drive nell'unità centrale.
non aveva spazio per un disco fisso interno ed esterno, aveva solo una presa RS-232 per una stampante, che ovviamente poteva essere solo Olivetti. Da dischetto da 3,5 caricava il sistema operativo Olivetti a linea di comando per il BBC Acorn Master, mentre il Basic risiedeva in ROM. Ecco il manuale guida all'uso del sistema PC128S della Olivetti. Prime pagine, qui già si dà informazioni sul disco, informazioni su quanto riguarda sul monitor, e poi andiamo guida all'uso, come era praticamente strutturato, come iniziare, cosa si trovava quando si apriva il computer, i primi programmi welcome ad icone che non servivano ad una mazza, poi vedremo il perché. Poi viene spiegato il linguaggio Basic in modo, diciamo, ben fatto, sia con esempi pratici che con una definizione astratta dei comandi. Era un Basic molto più evoluto del Commodore 64 e anche di quello dell'Apple Soft. C'erano infatti comandi come il repeat until, il while, e diciamo era un Basic più evoluto per quanto riguarda, non era malvagio per quanto riguarda la programmazione Basic. Poi abbiamo la introduzione a un word processor, cos'è, a cosa serve, uno spreadsheet per fare, diciamo, qualche conto, sistema di archiviazione con un database, quindi veniva fornito un, diciamo, un programma di produttività in un qualche modo simile a quello di che c'era Apple Works, che veniva dato con Apple 2C. Sistemi di archiviazione per quanto riguarda il sistema operativo della macchina, che era proprietario. E poi abbiamo l'espansione del sistema, che non c'era praticamente nulla da metterci, perché il disk drive ce l'aveva di già, non c'aveva spazio per metterci nulla, c'era soltanto una RS-232 per un eventualmente modem, e poi un collegamento con la stampante che doveva essere solo Olivetti, perché non gestiva nient'altro tranne che quelle Olivetti, un po' come quelle Apple, cioè nel senso non ci si poteva mettere nient'altro, ma questa era una cosa comune all'epoca sia per Commodore Amiga quanto per Apple 2. Qual era il problema della macchina? Il problema della macchina, ve lo dico già subito, vabbè, poi c'era l'appendice set di caratteri. Il problema della macchina è che questo computer non lo conosceva nessuno. Quando fu praticamente proposto, diciamo, sul mercato, ecco, era già dilagata la Commodore con prima VIC-20, poi Commodore 64, poi Apple 2, poi Apple 2, poi Apple 2C, poi era arrivato Amiga 1000, cioè ormai praticamente alla Olivetti dormivano come marmotte. Si erano accorti che anche nel segmento home computing la gente comprava computer, e allora avevano deciso di proporre qualcosa come il PC128, che era un bussolo vecchio che non conosceva nessuno, il Thomson, oltretutto con il registratore a cassetta. Più buono, almeno mettici un disk drive da 5 pollici e un quarto. E poi avevano proposto una macchina come il BBC Acorn, che era una buona macchina nel 1982, 83, 84, 85, 86, però diciamo ormai nel 1987 proporre un computer ad 8 bit che avrebbe dovuto competere con l'Amiga 1000 o con l'Apple 2GS, già con gli Apple 2 che erano già sempre in vendita di Apple, non era una grande mossa. Era meglio produrre qualche cosa di un po' più intelligente, anche perché, voglio dire, era stata dotata la macchina di un disk drive da 3,5, ma si impediva l'accesso, non c'aveva nemmeno lo spazio per il disco fisso, non ci si poteva mettere niente, il computer praticamente era qui dentro sotto la tastiera, nemmeno nell'unità centrale, non c'era nemmeno uno slot ISA, non c'era nulla, praticamente era una macchina chiusa come il Commodore 64, che fingeva di essere un computer desktop aperto, una presa di culo tremenda per gli utenti che compravano un
una macchina che pensavano fosse ad architettura ad aperta con unità centrale ficcata lì, con almeno da poterci mettere almeno uno o due slot ISA, invece gli slot ISA non c'erano perché questo non era un compatibile PC. E non sarà nemmeno il PC1 l'anno dopo, che era comunque una macchina chiusa, e quindi si ritrovavano praticamente con un disk drive da 3,5, disk drive da 3,5, quando tutti conoscevano i disk drive da 5,25 e senza la possibilità di metterci nemmeno un disco fisso, ecco, voglio dire. E la macchina non era nemmeno una piattaforma MSX. Ora, io non voglio dire, la Olivetti è entrata tardi in modo suicida nel mercato dell'home computer con un BBC Acorn, perché avevano comprato la BBC. Non hanno creato a zero praticamente il bellissimo BBC, il bellissimo Acorn Archimedes, di cui ne parleremo a parte, che poteva benissimo essere venduto in Italia come antagonista di Amiga, e avrebbe sicuramente dato del filo da torcere all'Amiga 1000 e anche all'Amiga 500, e proposero questo BBC Acorn ormai vetusto per il 1987. Ora, io non dico che la Olivetti avrebbe dovuto stringere una partnership con Apple, perché Apple era molto restia a dare in licenza i suoi sistemi operativi, quindi non era ragionevole pensare che questo avrebbe potuto essere un compatibile con Apple II, ma perlomeno avrebbe potuto essere, diciamo, la Olivetti avrebbe potuto stringere una partnership con la Commodore, diciamo, tentando di dare una compatibilità con il mondo Commodore per i giochi, in modo sarebbe stata una macchina già completamente diversa, agganciandosi già qui un registratore o dotandolo di un registratore, o perlomeno, diciamo, di un disk drive da 5,25 per leggere i disk drive da 5,25 Commodore. Oppure, ancora meglio, se Commodore avesse fatto resistenza per dare una compatibilità, poteva benissimo, diciamo, entrare nel mondo MSX, che questo avrebbe potuto essere fatto già nel 1983-84, andando a modificare la motherboard dell'Olivetti M20, che quando fu ritirato dal mercato perché l'Olivetti propose l'M24, della motherboard, bella motherboard dell'Olivetti M20, fu presa e buttata nel cesso, quando invece poteva essere depotenziata per poter proporre già dal 1984 un Olivetti MSX. In questo ne ho già parlato, quindi questo avrebbe potuto essere, invece che un BBC Acorn, ad esempio, uno Zilog Z80 compatibile con il mondo MSX, e l'Olivetti avrebbe potuto importare in massa una marea di giochi, di programmi di produttività personale, perché nel 1987 l'MSX aveva fatto un grandissimo successo in Asia, e quindi era sufficiente importare macchine e software. Quindi costruire macchine MSX in Italia e importare software già dal Giappone nella versione in inglese, con una macchina MSX che sarebbe stata già conosciutissima, per cui l'Olivetti MSX, anche se non la conosceva nessuno, l'Olivetti nel mercato del segmento home computing, però con la sigla MSX uno già sapeva cosa si trovava, e c'erano già riviste già da anni, già club e utenti di MSX in Italia, erano pochi, però comunque già c'erano. Avrebbe già comunque sfruttare una base di installato, invece di andare a proporre una macchina che non conosceva, uno non conosceva nessuno. Già qui si vede praticamente che nell'unità centrale, che è questa, ossia questa, c'era il drive e l'alimentatore, e poi non c'era altro, perché praticamente non c'era possibilità di metterci nulla, non c'erano slot ISA, l'architettura era del BBC Acorn. Infatti il computer era qui dentro, qui si vede la flat strip del disk drive da 3,5 che penzola fuori verso l'unità centrale, eccola lì. E cosa c'era qui praticamente, questi spinotti? C'era la presa di alimentazione che arrivava praticamente da qua, poi c'era la presa per stampante, poi c'era la presa per mouse, ossia dei joystick, poi c'era la presa Ethernet, che tanto non serviva a nulla perché all'epoca i modem e la fatturazione Telecom costava un botto, poi c'era una RS232 e poi c'erano vari spilottini proprietari. Ecco, praticamente il computer era lì dentro, uno se lo guardava, dice: bello lì dentro, ci metto le interfacce, ci metto le schede di espansione. No, ci metti nulla, perché qui praticamente c'era l'alimentatore e il disk drive da 3,5, almeno mettici uno da 5,25 interno, che era molto più diffuso,
perlomeno avrebbe potuto, ad esempio, fosse stato un compatibile derivato dalla scheda, dalla motherboard dell'Olivetti M19, perlomeno avrebbe potuto avere, diciamo, la scheda madre dell'M19 ficcata lì con una o due slot ISA, un disk drive da 5,25 per sfruttare e far concorrenza all'Amstrad 1512, che era contemporanea a questa macchina, ma era una macchina aperta a tutti gli effetti, con tre slot ISA e una marea di programmi, prezzata ad un prezzo veramente buono. E quindi praticamente nella testa all'Olivetti ci avevano funghi. Vediamo un po' che cosa c'era. Aggiuntivamente qui stanno informazioni sulla tastiera, andiamo a scorrere rapidamente cosa c'era. Ecco, uso dei programmi Welcome, questi non servivano assolutamente a nulla, e come si vede annusavano un pochino qualche icona, ma tanto il joystick se lo dovevi comprare perché in bundle con la macchina non c'era. C'era la calcolatrice, poi c'era qualche aggeggino che non serviva praticamente a nulla, perché poi il grosso dei programmi girava sull'interfaccia a linea di comando dal sistema operativo. Poi programmi di utilità, ok, la tastiera, tasti funzione, pannello di controllo. Ecco, il pannello di controllino, che sembrava e fosse stile Macintosh, non serviva a nulla, perché praticamente la stampante uno non ce l'aveva, lo doveva comprare. E poi praticamente cosa c'era? Il modem, come visto, costava un botto, e poi non c'era nulla da settare perché la macchina era già tutta fatta. Quindi un pannello di controllo che sembrava un pannello di controllo, ma non serviva a una mazza questo pannello di controllo, perché era già tutto settato già di suo, non c'era da farci nulla. Vediamo un po', ecco il linguaggio basic. Qui viene spiegato il linguaggio basic, veniva insegnato a vari utenti in modo astratto, quindi venivano dati i concetti, poi con degli esempini, e quindi questa parte del manuale obiettivamente è fatta bene. Oltretutto questo era un basic molto più evoluto di quello del Commodore 64 quanto dell'AppleSoft, che come si vedrà c'erano anche dei comandi particolarmente evoluti come il repeat until, e se non vado errato anche il while. E quindi era un basic piuttosto, diciamo, avanzato. Era sempre con basic di tipo diciamo interpretato, non era compilato, ma comunque era già un buon basic, molto più evoluto di quello che si trovava sul Commodore 64 quanto dell'AppleSoft. Infatti avevo già dato un'occhiata cosa c'era in più, l'avevo visto che c'era il repeat until e anche il while. Vediamo un po', ecco le funzioni for next, qualcosa c'è. Vediamo un po', repeat until, eccolo qui, come si vede era un basic già più evoluto. Infatti veniva dal bel computer BBC Acorn, questa macchina poteva andare bene nel 1982, 83, 84 con If Then Else, Repeat Until, eccolo qui, poteva andare bene nel 82, 83, 84, 85, 86, se ci si metteva 87, cioè che ci voleva un disco fisso, comunque ecco, non poteva già più andare bene, perché voglio dire, c'erano già macchine molto più evolute, e questo perlomeno avrebbe dovuto essere 16 bit, o meglio ancora, se si voleva dare qualche cosa di 8 bit, pescare dalla base già dell'installato del mondo MSX per poter sfruttare una massa, perché ormai tutti avevano già capito, Olivetti anche se dormivano come marmotte non si erano accorti dei flop che la Commodore aveva fatto con il plus 4, che non se l'era accattato nessuno, perché c'era una grossa base di informazioni, era già una grossa base di informazioni di installato, e per cui diciamo l'ideona della Commodore finì praticamente con il plus 4 finì praticamente affondato, perché diciamo l'installato precedente del Commodore 64 VIC-20 aveva segato le gambe praticamente al plus 4. Ecco, da Olivetti tutte queste cose erano note, informazioni di pubblico dominio, non se ne erano accorti, dormivano come il marmotte e ci avevano la cacca nel cervello, quindi se avessero capito qualche cosa che era importante avere già una base di preinstallato, ma avrebbero proposto un PC 128S derivato
dall'Acorn nel 1987, tantomeno avrebbero proposto un PC-128 Thompson che non conosceva nessuno, ma avrebbero puntato sull'MSX, quindi PC-128 avrebbe potuto essere un MSX con un registratore, dato in modo tardivo. Comunque, diciamo, già questa cosa poteva essere stata fatta nel 83-84 e diciamo successivamente nell'87 si poteva fornire un MSX dotato di disk drive da 3,5, importando praticamente software nella versione inglese dall'Asia. Va bene, cosa c'è poi qui? Altre cose, qui si danno un po' di informazioni, ho visto, dell'assembler, ma le istruzioni poi non vengono date, non vengono spiegate. Cosa c'è qui? Il View, questo era praticamente il word processor che veniva dato in bundle con la macchina, integrato, c'era possibile fare un minimo di produttività, e questa ovviamente effettivamente era una cosa buona per un utente che già si trovava un integrato con cui poter fare ricerche di scuola, lettere e quant'altro. Poi abbiamo anche il view sheet, quindi uno spreadsheet, anche questa è una cosa buona che fu data, questa effettivamente fu una cosa buona, fu data da Olivetti in modo da poter utilizzare la macchina in modo produttivo, ricopiando quello che la Apple aveva fatto con Apple 2C che dava Apple Works. Quindi voglio dire, allora qualche cosa l'Olivetti ci capivano, ma ci capivano veramente poco, perché avevano sassi soprattutto nel cervello, per non dire qualcos'altro, di color marrone che puzza tantissimo. Poi cosa c'era? Sistemi di archiviazione, vabbè, un database, no, questo è il disk drive del sistema operativo che spiega il sistema operativo della macchina, come utilizzare gli archivi, formattare, l'uso di DFS era il formato dei dischi del BBC Acorn Master specificato per Olivetti. Va bene, poi altre cose, vediamo un po' cosa c'era. Espansione del sistema, ecco, non ci si poteva mettere nulla a parte una stampante Olivetti e un modem, ma tanto il modem costavano un po'. Qui c'erano le varie informazioni sulle prese elettriche, l'appendici con qualche codice tabella di colori, i codici asci, la tastiera, cosa c'è qui in riassunto, indice dei vari, le varie cose, messaggi di errore se non vado errato, appena i sistemi di archiviazione, qui sono i comandi che si fondono ovviamente del DOS di Olivetti. Qui invece l'indice per quanto riguarda il BASIC che proveniva dall'Acorn Master, codici plot, indice 10 e le varie opzioni del view sheet. Basta, fine.